Dunque, come si inizia? Come si genera il suono dal silenzio? Come si dà l'impulso iniziale? Ovviamente problematica fondamentale ed è collegata, come dicevo precedentemente, al naso, cioè alla respirazione. La respirazione anche da sola, senza l'utilizzo di mani, di gesti, di nulla, è già sufficiente per dare un impulso iniziale, proprio perché rispecchia quel naturale tensione e distensione. Basta pensare di essere pronti a iniziare a suonare qualcosa e io più veloce. Naturalmente il gesto poi è importante perché comunica a tutta l'orchestra. Quindi diciamo con due mani adesso simmetricamente l'inizio, sempre con la respirazione. Secondo me, qui manca qualcosa. Ora guardate attentamente le mie mani prima di respirare e guardate che cosa faccio adesso. Rispetto a prima, che era? Cos'è cambiato? È cambiato che nel momento in cui io respiro, come se una microscossa da 8 volt colpisse il mio braccio. Allora io ho questo scattino piccolissimo, è un dettaglio che però è come se decretasse il punto di partenza del respiro e quindi a dove poi io devo tornare e aiuta moltissimo nella precisione degli attacchi. Andiamo a vedere quali possono essere i diversi tipi di inizi. Inizio tetico, cioè sul battere. Questo è l'inizio del brano, qui non c'è niente. Per far eseguire questa battuta di 4/4, io dovrò respirare, quindi avere il mio gesto preparatorio, qui respirando sul ipotetico 4 per produrre il suono sull'1. Perciò posizione di partenza centrale. 1. Ancora. 1, 2, 3, 4. Più veloce. 1, 2, 3, 4. Sempre come avete notato il. Qui abbiamo un inizio acefalo, cioè gli manca la testa. Il battere è costituito da una pausa. Perciò noi abbiamo sempre una battuta da 4/4, in questo caso con l'1 vuoto, cioè senza suono, non vuoto, è sbagliato, senza suono. Allora cosa vuol dire? Che io non devo come prima respirare qui per originare il suono qui, ma devo respirare qui per generare il suono sul 2. Quindi dalla posizione dell'1 respiro e vado col gesto chiaramente verso il 2. Andiamo a vedere l'inizio anacrusico, cioè sollevare. Abbiamo la nostra battuta da 4/4 che è preceduta nell'inizio del brano da una nota, in questo caso un tempo intero, perché 4/4, qui il nostro levare è un quarto intero, quindi occupa l'intero quarto movimento della battuta precedente. Allora, cosa dovrò fare io col mio respiro che è preparatorio, quindi anticipa? Ricordiamoci che deve essere sempre qualcosa di preparatorio, dovrò respirare il 3. Quindi la mia mano, anziché qui, sarà un po' più larga proprio perché io parto dal 3, non parto dall'1, non parto dal 4 come prima, ma parto direttamente dal 3 e da questa posizione avrò la mia piccola scarica e il respiro. Eseguiamolo. Pam, 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 pam. Ancora. Pam, 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 pam. Ma se l'anacrusi, il levare, è più piccolino, in questo caso sempre 4/4, l'anacrusi è un ottavo, quindi non è l'intero quarto movimento, ma è metà dell'ultimo movimento. Allora dove dovrò collocare il mio respiro preparatorio? Non sul 3, perché
perché se io respiro al 3, la reazione è suonare al 4. Noi non dobbiamo suonare al 4, dobbiamo suonare nella seconda metà del 4. Quindi il mio respiro dovrà essere all'inizio del 4 e ovviamente sarà più breve, proporzionato alla durata di questa nota. Qui respiravamo un quarto intero, che era il 3, per poi suonare tutto il 4. Qui invece dobbiamo respirare il 4 solo la metà, un ottavo, per produrre il suono di un ottavo. Quindi, partendo sempre dal 3, però la scarica elettrica la darò, in questo caso, sul 4. Pam 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 pam. Pam 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 pam. Guardiamo bene la differenza. 3, intero. Pam 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 pam. Faremo questo, sempre tre. Pam 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 pam. Abbiamo detto quindi che il gesto del direttore è sempre in anticipo, deve esserlo. Come realizziamo una battuta di questo tipo, sempre quattro quarti? L'uno è forte. Il 2 è piano e anche il 3, perché questa nota dura due quarti, infine il 4 è di nuovo forte. Come riesco a fare con il gesto? Beh, non devo pensare semplicemente l'1 è forte, il 2 è piano, il 3 è piano e il 4 è forte, perché se io non anticipo l'intenzione, ovviamente devo pensare che chi suona non ha il tempo per preparare ciò che succede. Quindi la preparazione sarà forte. L'1 sarà poi piano perché prepara questo. Il 2 sarà piano, il 3 sarà piano, ma subito avrà una preparazione forte per il 4. Realizziamo quindi questa battuta. 1, 4. Avete visto che io ho preparato l'1 forte, scusate, sono andato subito col gesto più piccolo al 2 che è piano. Dal 2 al 3 vado con un gesto piccolo perché anche il 3 è piano. Non appena raggiungo il 3, ecco che mi coglie la scarica elettrica perché mi deve preparare con più forza il 4 che è forte. Ancora 1, 4. Facciamolo alla russa con la mano in legato. 1,